venerdì 19 luglio, Santa Giusta. È il 201esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 165 al termine. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.53. La luna si leva alle 20.02 e tramonta alle 2.42. Lazzaro Mocenigo, capitano generale da mar della Repubblica Veneta, sbaragliata la flotta turca nello stretto dei Dardanelli, vuole portare la guerra direttamente a Costantinopoli. Le navi veneziane avanzano sotto la tempesta di fuoco delle batterie nemiche piazzate sulle sponde del canale, ma una cannonata coglie in pieno il deposito delle polveri della galera ammiraglia, spintasi audacemente fin sotto costa. La nave si incendia e l'albero poppiero precipita addosso al Mocenigo, che resta ucciso sul colpo. L'eroico ammiraglio, chiamato il terrore dei turchi, aveva appena 33 anni. Lazzaro Mocenigo, scrive ad Annunzio, meriterebbe di essere canonizzato e proposto al culto di tutti i marinai italiani. Le previsioni per domani. Nella notte, fino alle prime ore del mattino, residua nuvolosità, associata a rovesci temporali sui settori nord-orientali della pianura. In seguito cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di annuvolamenti irregolari su zone montane e pedemontane nel pomeriggio, con probabili locali precipitazioni associate. Temperatura in lieve calo. Nella notte fino al primo mattino, temporaneo rinforzo dei venti da nord-est sulla costa e pianura limitrofa, in successiva attenuazione.